E fu così che Cortina si scoprì, non proprio a sorpresa, popolata di furbi, di quei furbi che si nascondono al fisco e che in Italia negli anni hanno spinto il fisco ad accanirsi sugli altri, quelli che pagano. Cosa dobbiamo dire? Forse c'è un po' di scenografia in tutto quanto questo, comunque alla fine no comment. L'incursione dell'Agenzia delle Entrate nel bianco tempio del lusso ha trovato parecchio nero, o se vogliamo è stata, diciamo, un portafortuna per i 35 esercizi controllati, così ironizza un puntuto comunicato dell'agenzia, al punto che le casse dei ristoranti hanno registrato una curiosa e improvvisa impennata del fatturato, incassi fino al 300% in più dello stesso giorno dell'anno scorso, fino al 400% in più per i commercianti di beni di lusso. Un figurone, insomma, che costerà caro presumibilmente ai controllati e che a Cortina ha scatenato lo sdegno popolare, ma sorpresa diretto più contro gli ispettori che contro i probabili evasori, così almeno dice il sindaco, che parla senza nemmeno un'ombra di rossore di stato di polizia. Chiediamo all'Agenzia delle Entrate di fare una vera operazione di verità e di trasparenza, di fornire tutti i dati in maniera chiara, limpida, e siamo sicuri che una volta che saranno forniti emergerà l'immagine vera di una Cortina che non è la patria dell'evasione. Lamentela amplificata, a sorpresa da VIP e politici, tra cui spicca Daniela Santanchè, che ineffabilmente dichiara: trovo sbagliato colpire la ricchezza, evidentemente ritenendo più opportuno che la lotta agli evasori colpisca l'indigenza. A vedere le flotte di SUV e auto sportive in giro ci si chiede più che altro perché gli ispettori non siano arrivati prima e cosa sia cambiato, domanda abbastanza retorica. 42 possessori di auto di lusso dichiarano meno di 30.000 euro, chissà la folla e i semafori per racimolare spiccioli per la benzina. Scene da cinepanettone di quart'ordine con i poveri ricchi che lamentano il vigliacco assalto a sorpresa ordito dalla legalità. Titolo del film: La settimana bianca in nero.